Hello Freaks e bentornati a tutti sul mio canale. Oggi vi parlerò di un caso che ha tenuto in ansia per decenni l'intera Francia, il caso degli scomparsi di Mourmelon. Ma attenzione, la storia che vi racconterò è così incredibile e intricata che vi lascerà senza parole. Quindi se volete scoprire tutti i dettagli e i segreti di questo caso, non perdete tempo e iscrivetevi al mio canale per non perdervi neanche una pubblicazione. Ma adesso spegnete le luci, mettetevi comodi. E iniziamo. Iniziare a parlare di questo caso non è facile, poiché ci sono degli eventi che risalgono a tempi molto diversi tra di loro. Per questo, per ricordare in ordine cronologico la sequenza degli eventi, inizierei partendo dal lontano 9 agosto 1988. Ci troviamo al comune di Mourmelon, nel dipartimento della Marna, in Francia. Più precisamente, ci troviamo nei pressi di un'area in costruzione, una strada senza uscita, dove anni dopo transiterà il treno ad alta velocità, nota come train à grande vitesse. In quel luogo ancora isolato, in quel giorno tranquillo, stavano pattugliando due gendarmi. Improvvisamente, notano la presenza di un furgoncino Volkswagen verde molto sospetto. In quegli anni erano successe molte strane sparizioni, e quei due gendarmi, vedendo quel furgoncino completamente isolato dal resto del contesto, iniziano a sospettare. Quando si avvicinano, il veicolo sembra ripartire. Chiunque ci sia all'interno sta cercando di metterlo in moto, ma i gendarmi intimano al guidatore di fermarsi. Il conducente si ferma e scende dal camioncino. Sembra nervoso, agitato e guarda intensamente i due gendarmi. Gli chiedono le sue generalità e lui spiega chi è, facendo capire di essere quasi un loro collega, una sorta di soldato con un curriculum di tutto rispetto, addirittura invidiabile. Nel frattempo, l'altro gendarme fa un giro intorno al furgoncino e nota attraverso il finestrino una cosa molto sconcertante: la testa di un uomo legato. Uno dei due gendarmi interrompe il dialogo tra il suo collega e lo sconosciuto e grida, obbliga quest'uomo ad aprire le porte del veicolo. Una volta al suo interno, notano la presenza di un uomo in pessime condizioni. Le sue caviglie e i suoi polsi sono legati da un anello e una catena, mentre il collo è ostacolato da una catena collegata alla cintura di sicurezza. Il giovane, terrorizzato, viene liberato dai gendarmi. Si tratta di un ragazzo ungherese di 20 anni, di nome Palac Falvai. Racconta di essere stato fatto salire a bordo mentre faceva l'autostop, proprio dal proprietario di quel veicolo. L'uomo sconosciuto si è poi fatto strada dietro di lui e lo ha strappato con una corda. Successivamente lo ha legato e abusato intimamente. Naturalmente l'aggressore ribatte tutto, dicendo che era stato tutto consensuale. Ma i gendarmi non gli credono e lo mettono subito agli arresti. Da anni in quella zona gira un misterioso rapitore serial killer. E questo losco individuo sembra essere il sospetto più indicato. Una volta catturato, non intendono lasciarlo sfuggire. I due perquisiscono anche il suo furgoncino e lì trovano oggetti molto preoccupanti. Parti intime femminili artificiali, film per adulti, foto di soldati nudi sotto la doccia, nastri VHS che mostrano scene di autoerotismo e altro ancora. Ed è proprio qui che il nostro caso prende il via. Si iniziano a fare dei collegamenti con una serie di avvenimenti che sembrano essere correlati tutti tra di loro e che pare in quel momento riportare a questo individuo. Ma che cosa è successo esattamente? Chi è costui? Ogni risposta verrà svelata a tempo debito, ma nel frattempo vi racconterò in cosa consiste il caso degli scomparsi di Mourmelon.
Dunque, tra il 1979 e il 1982, in questa zona, sono avvenute diverse sparizioni di soldati. Quasi tutti erano appelé du contingent, costretti del contingente, ovvero giovani arruolati nell'esercito francese. Ci sono diverse leve, chiamate tutte tra di loro coscritti, come avviene praticamente in ogni esercito. Sono giovani addestrati alla disciplina, ci sono le classiche feste di leva e altre attività simili. Per cui, essendo tutti giovani addestrati, futuri soldati, risulta molto strano che si siano verificati questi omicidi uno dietro l'altro. Chi mai potrebbe essere interessato a uccidere dei giovani soldati? Come avrebbe fatto l'assassino a sopraffarli? In questo caso stiamo parlando di vittime non convenzionali, giovani che si allenano duramente. Evidentemente, il responsabile deve averli attirati in qualche modo con una fortissima persuasione, perché altrimenti tutto questo non si spiegherebbe. Intanto, abbiamo i nomi delle vittime canoniche di questo caso. Ve li elenco, sono in tutto 8. Patrick Dubois. Il primo soldato scomparso è stato questo giovane di 19 anni, originario di Trit-Saint-Léger, vicino a Valenciennes. Partì per fare il servizio militare nel dicembre del 79, nel 4° reggimento dei Dragoni di Mourmelon. Venerdì 4 gennaio 1980, Patrick non diede più segni di vita e non verrà mai più ritrovato. Serge Avet, originario della città di Tinqueux, nella Marna. Iniziò il servizio militare nel giugno dell'80, nel 3° reggimento di artiglieria di Mailly-le-Champ, a una cinquantina di chilometri da Mourmelon, zona in cui si sono verificati gli omicidi di questo caso. Venerdì 20 febbraio 1981, Serge ottenne un permesso e decise di fare l'autostop. Non venne mai più rivisto. Manuel Carvalho. Questo coscritto di 19 anni era nato in Portogallo, ma cresciuto in Francia dopo l'immigrazione dei suoi genitori. Nel giugno dell'81 partì per il 4° reggimento di Dragoni di Mourmelon per svolgere il servizio militare. Nel fine settimana del 7, 8 e 9 agosto 1981 scomparve durante un congedo. Pensano che sia tornato in Portogallo, ma nell'esercito, nella famiglia, si sono preoccupati per questa scomparsa. Purtroppo, si pensa però che abbia subito la stessa sorte di tutti gli altri. Pascal Sergent. Il 3 febbraio 1981 iniziò il servizio militare con il 503° reggimento dei carri armati a Mourmelon. Venerdì 20 agosto gli fu concesso un permesso e decise di tornare a casa in autostop a Tagnon, a circa 60 km da Mourmelon. I suoi compagni lo videro per l'ultima volta sulla strada provinciale 35. Scomparve completamente nel nulla. Olivier Donner viveva con sua sorella vicino a Troyes. Il 2 febbraio 1982 anche lui entrò a far parte del 4° reggimento dei Dragoni di Mourmelon. Venerdì 1 ottobre fece l'autostop e scomparve senza dare notizie. Il 31 ottobre dello stesso anno il suo corpo fu scoperto in un fosso lontano dalla strada, nascosto sotto le piante. Per questo caso venne aperta un'inchiesta di omicidio. Dopo 3 anni, le inquietanti sparizioni, o meglio i delitti, cessano. Purtroppo riprendono tra il 1985 e il 1987, con la scomparsa di altri 3 giovani, di cui 2 non militari. Ciò è strano e fa pensare a molte cose, come ad esempio un tentativo di depistaggio o forse un cambiamento di rotta dell'assassino. Oppure, addirittura, la presenza di 2 colpevoli diversi. In ogni caso, elenchiamo in ordine anche queste 3 vittime. Patrice Denis, questo giovane di 20 anni delle Ardenne, scompare il venerdì 23 agosto 1985, a circa 20 km da Mourmelon, mentre faceva l'autostop. Pur non essendo un soldato, si presume che sia stato vittima di un delitto. La vicenda attira l'attenzione della stampa nazionale, che solo in quel momento inizia a parlare delle scomparse di Mourmelon. Ma il caso non è ancora esploso mediaticamente. Patrick Gache si arruola nel 4° reggimento dei Dragoni di Mourmelon il 3 ottobre del 1986. Il giovedì 30 aprile 1987, alla vigilia del 1° maggio, in un fine settimana di ferie, Patrick esce a piedi dalla caserma per dirigersi verso la stazione.
nessuno lo rivedrà mai più in vita. Trevor O'Keefe. Questo irlandese di 19 anni, residente a St. Albans, in Inghilterra, durante una serata in un pub locale, fa amicizia con un francese e decide di andarlo a trovare nell'estate del 1987. Alla fine di luglio di quell'anno, Trevor si reca a trovare il suo nuovo amico nella località di Poligny, nella regione Champagne-Ardennes. Lunedì 3 agosto decide di lasciare la Francia e chiede un passaggio per tornare a casa. L'8 agosto un contadino scopre il corpo di Trevor, sepolto vicino al suo campo. Durante l'autopsia, gli scienziati forensi notano ematomi e un sottile solco intorno al collo, il che fa pensare che l'uomo possa essere stato strangolato. Il profilo psicologico del possibile serial killer dietro alle scomparse di Mourmelon è alquanto inquietante. Si pensa infatti che possa trattarsi di una persona omosessuale, molto forte e di statura robusta, con mania di controllo e un'ossessione per il mondo erotico estremo, come suggeriscono gli oggetti ritrovati nel camioncino del sospetto numero 1. Si tratta di un uomo soldato, preso sul fatto mentre teneva prigioniero un giovane rapito, e che possedeva una grande quantità di nastri di video e immagini spinte. Costui e Pierre Chanel. È giunto il momento quindi di svelare la sua storia e scoprire se sia davvero il responsabile di queste terribili scomparse e di questi omicidi. Pierre Chanel è nato il 18 novembre 1946 a Saint-Étienne. Suo padre, un uomo violento, alcolizzato e avaro, maltrattava la moglie e abusava di lei fisicamente. Pierre odia la sua famiglia e non ha mai più avuto contatti con i suoi genitori. E nemmeno si ricorda se avesse 16 o 17 fratelli e sorelle. Lascia la scuola a 14 anni per intraprendere un apprendistato come pasticcere, ma non lo completa. Successivamente inizia a lavorare in una fabbrica e poi si arruola nell'esercito all'età di 18 anni. Pierre si fa notare e diventa capomaresciallo e istruttore al campo di Mourmelon nel 4° reggimento dei Dragoni della Marna, dal 1977 all'86, proprio nel periodo in cui avvengono le sparizioni di cui vi ho parlato. Si può quindi supporre che sia coinvolto in qualche modo in questi fatti. Pierre è una persona molto riservata, ma viene descritto da tutti come un gentiluomo che rispetta le regole. Durissimo nel servizio e nello sforzo, ha un primato professionale irreprensibile. È anche un grande sportivo, correndo 15 km ogni mattina, allenandosi nel combattimento corpo a corpo e appassionandosi al paracadutismo. L'uomo ha ricevuto la medaglia al valore militare con una stella d'argento, guadagnata in Libano. Secondo i suoi superiori, l'uomo ha un comportamento esemplare e una lunga lista di esperienze invidiabili, che gli hanno permesso di avere successo tra i coscritti. Il suo profilo psicologico sembra quasi perfettamente coincidere con quello del serial killer degli 8 ragazzi scomparsi di Mourmelon. Dopo l'arresto di Pierre Chanel per lo stupro di questo autostoppista ungherese, diventa altamente sospetto. Il suo programma, il suo stile di vita, i suoi colleghi e la sua famiglia sembrano tutti essere collegati al caso degli scomparsi di Mourmelon. Ma che cosa sappiamo di più su di lui? Pierre Chanel è stato il superiore di Patrick Dubois, di Manuel, di Olivier e di Patrick Gash all'interno del 4° reggimento dei Dragoni di Mourmelon. Al momento dell'arresto ha 41 anni e risiede nel centro militare di Fontainebleau. Non ha amici e non ha rapporti con la famiglia. Vive principalmente per il suo lavoro militare e il suo unico svago è lo sport. Abita in una stanza di 12 metri quadri nell'albergo dei sottufficiali e dorme in un furgoncino Volkswagen verde. Questi due luoghi, la camera di 12 metri quadri e il furgoncino, sono stati oggetto di analisi e nel furgoncino sono stati trovati materiali di dubbia natura morale, come abbiamo visto prima. Pierre viene interrogato ininterrottamente dai gendarmi e viene sottoposto a numerosi altri interrogatori. Nonostante la mancanza di alibi per tutte queste sparizioni, questo soldato incallito conosce perfettamente le tecniche per resistere alla pressione. Dopo 46 ore di fermo di polizia e più di 650 domande, Pierre non ammette di aver commesso i crimini di cui è accusato. L'agente Jean-Marie Tarbes, uno ad interrogarlo,
racconta parte di questo confronto con Pierre, dicendo quanto segue. È stato un momento molto doloroso, sia per lui che per noi, ma forse ancora di più per noi. Dopo 3 giorni, non sapevamo più chi fosse in custodia, se lui con noi o noi con lui. È stato un momento molto forte quando ho visto Pierre in tutti i suoi aspetti. Rilassato, quasi sorridente, loquace, per poi entrare in silenzio, fino ad arrivare quasi all'esaurimento nervoso. A volte dovevamo controllarlo per evitare che si facesse del male. L'ho visto aggredirsi pur di non rispondere a domande imbarazzanti, mettersi a terra tutto rigido e immobile, con la mascella completamente serrata, buttarsi contro la credenza metallica, sbattere la testa contro il tavolo. Ha sperimentato tutto pur di non cedere. Purtroppo ci è riuscito, e fin troppo bene. Poiché non è possibile forzare Pierre a confessare, l'unica opzione è trovare prove concrete per incriminarlo. Nonostante sembri che tutto si colleghi, in realtà mancano le prove che lo dimostrino in modo definitivo. Le indagini non procedono bene, e questo caso è considerato uno dei peggio gestiti nella storia della Francia contemporanea. La stampa ha riportato il disagio per i continui insuccessi delle forze dell'ordine durante le indagini. Tuttavia, alcune prove incriminanti in realtà ci sono. La pala americana trovata all'interno del camioncino di Pierre, infatti, è stata utilizzata per seppellire l'ultima vittima canonica, ovvero Trevor, il cui corpo è stato ritrovato con la stessa terra prelevata dalla pala americana di Pierre. Le analisi delle tracce di terra sono state oggetto di controversie e lo scienziato che ha fatto i test è stato soggetto a polemiche durante gli anni 90, tanto che nel 1997 è stato emanato un mandato di arresto internazionale per il suo esercizio illegale della medicina. Inoltre, il campione di terra della pala risulta scomparso, rendendo la prova molto dubbia. Pierre spiega di aver usato quella pala solo 3 o 4 volte in luoghi specifici, come la Normandia. Ma gli esperti hanno poi confermato che quelle tracce di terra non provenivano da quella regione. Pertanto, anche se la prova è scomparsa, ci sono ancora punti a sfavore di Pierre e sembra che l'uomo stia mentendo. Tuttavia, non è possibile affermare al 100% la sua colpevolezza. Ci sono altre prove e controversie che emergono nell'inchiesta su Pierre Chanel. Durante le perquisizioni, gli inquirenti trovano molte lenzuola e diverse decine di mutandine sia nel suo camioncino Volkswagen che all'interno della sua stanza, per un totale di 32 paia, ma non sembrano appartenere a delle donne. Alcuni dei capi sono completamente strappati o sbrindellati. Gli investigatori cercano quindi tracce di liquidi e infatti trovano tracce del DNA di Pierre, ma anche di qualcun altro. Però questo uomo non verrà mai identificato. Pierre afferma di frequentare adescatrici però. Viene quindi effettuata una seconda analisi in laboratorio, ma sfortunatamente non viene rilevato il DNA delle 8 persone scomparse. Nel frattempo, si fa in modo di evitare di dire che Pierre, o chi per lui, fosse un serial killer legato a queste 8 vittime. Si fa credere per un po' che molte di loro siano stati disertori o simili. Viene analizzata anche una registrazione audio in cui Pierre Chanel mescola canti militari e dialoghi pornografici. Si cerca di capire se queste altre voci nei nastri potrebbero essere quelle delle vittime. Uno studio specifica la reale esistenza di un'altra persona presente durante quella registrazione con Pierre. Ma questa seconda voce non dice una parola. Si limita soltanto a respirare e fare dei rumori. Inoltre, viene trovato un filo di nylon bianco di 70 cm con una catena e manici di pelle a ciascuna delle estremità. Una sorta di arma trovata all'interno del camioncino. Questo oggetto è compatibile con il solco osservato sul collo dell'ultima vittima, ovvero Trevor. Ci sono molte prove strane e incriminanti contro Pierre, ma l'indagine procede tra alti e bassi, con più bassi che alti.
Durante l'epoca in cui si svolse il caso, la scienza non aveva ancora esplorato tutte le possibilità offerte dal DNA e dalle moderne tecnologie, per ovvie ragioni. Era ancora impensabile identificare un individuo a partire da un singolo capello. E questo, solo per farvi un esempio. Questo è uno dei principali motivi per cui il caso si è protratto così a lungo nel tempo. L'attesa per conoscere la verità ha esasperato gli agenti e soprattutto le famiglie delle vittime per moltissimi anni. Le famiglie, infatti, si sono sentite abbandonate dalle istituzioni, mentre continuavano ad intraprendere percorsi investigativi sempre ostacolati da un qualcosa. Nel 1990 c'è un'altra prova. Una serie di controlli viene effettuata su alcuni capelli trovati nel veicolo del sospetto, ma questa perizia dura quasi 3 anni. E i risultati sono ben al di sotto delle aspettative, poiché nessuno dei campioni analizzati può essere collegato con certezza alle vittime. Successivamente vengono presi in esame i capelli di Patrice, Patrick e Trevor, ma anche altre persone della popolazione che hanno lo stesso DNA mitocondriale, il che comunque non è una garanzia reale. Il DNA mitocondriale, infatti, non è unico per ogni individuo, è solo specifico della linea materna. Questo DNA viene trasmesso dalla madre e tutta la prole avrà lo stesso DNA mitocondriale. Quindi, molti di noi potrebbero avere un DNA mitocondriale simile, ma questo non prova in maniera inconfutabile l'identità di una persona specifica. Già in passato avevo fatto una grande analisi sul DNA mitocondriale. Nella storia che ho trattato l'anno scorso sul caso di Yara Gambirasio ho parlato in modo molto specifico, entrando tanto nel dettaglio. Per chi non l'avesse visto, vi lascio il link del video in descrizione. La perizia si basa su un database che comprende 1657 individui selezionati a caso. In questo caso sono stati presi troppi individui per ottenere dei risultati specifici. E sono state stimate delle percentuali molto basse per collegare questi capelli alle 3 vittime prese in questione, Patrick, Patrice e Trevor. Quindi questa prova sembra non fornire nulla di certo. Ma per quanto riguarda Pierre, durante le sue udienze, Pierre ha affermato di aver preso degli autostoppisti e di aver avuto rapporti intimi con adescatrici, ma gli inquirenti non trovano queste dichiarazioni convincenti. Escludono che i rapporti siano stati normali e consensuali e nutrono il sospetto che Pierre sia il killer di questi ragazzi. Tuttavia, la situazione è resa ancora più complicata dal fatto che i capelli trovati sono gravemente danneggiati, troppo piccoli, e gli esperti non possono completare la loro analisi. Nonostante ciò, i risultati delle analisi dei campioni disponibili sono identici a quelli dei loro colleghi, che avevano effettuato analisi simili in precedenza, il che risulta essere un'ulteriore sconfitta. Il problema è che ci sono troppe persone che potrebbero essere collegate a quei capelli, e spetta al magistrato stabilire se questa prova sia sufficientemente incriminante. Nonostante il fatto che il DNA mitocondriale sia controverso e poco preciso, il risultato delle analisi sui capelli sono sufficienti per deferire Pierre all'assise per il rapimento e l'assassinio delle vittime, Patrice, Patrick e Trevor. Per le altre 5 persone scomparse, il caso è stato archiviato per mancanza di prove. La situazione è molto complessa a livello giuridico, ma questo è il risultato finale delle indagini su questo caso, che ha tenuto la Francia col fiato sospeso per anni. Il 23 ottobre 1990, Pierre Chanal è stato condannato dalla Corte d'Assise di Saône-et-Loire a 10 anni di reclusione per stupro, aggressione e sequestro di persona. È stato rilasciato dal carcere sotto stretto controllo giudiziario l'8 giugno del 95. Più di 20 anni dopo le prime sparizioni, il 12 maggio 2003, il processo d'assise finalmente si apre con Pierre come principale imputato. Tuttavia, il giorno prima dell'apertura del processo, Pierre si trova in uno stato mentale delicato. Dopo aver già tentato di farsi molto male durante i primi interrogatori, tenta il suicidio ingerendo barbiturici. Rimane diversi giorni in ospedale e ha un'embolia polmonare. Il processo è stato rinviato all'ottobre 2003, quando è stato posto in custodia cautelare.
ma nella notte tra il 14 e il 15 ottobre di quell'anno, il giorno prima della sua apparizione davanti alla corte d'assise, Pierre è stato messo in una stanza teoricamente sicura. Ma lui riesce comunque a tagliarsi l'arteria femorale con la lametta di un rasoio, che è apparsa lì chissà come o per colpa di chi. L'uomo ha tentato quest'ultimo estremo gesto, lasciando senza risposta le famiglie delle vittime e il mondo intero. Il poliziotto di guardia è entrato troppo tardi e dopo diversi minuti, il principale sospettato del caso delle persone scomparse di Mourmelon è morto. La morte di Pierre Chanal ha fatto scalpore sui media, poiché, nonostante fosse un individuo autolesionista, si riteneva improbabile un epilogo del genere. La sua morte ha portato alla chiusura del caso, senza la possibilità di ulteriori azioni legali nei suoi confronti. Dopo anni di investigazioni, quasi 14.600 procedimenti e milioni di euro spesi, il caso è rimasto irrisolto. L'avvocato del defunto Pierre sostiene che in mancanza di testimoni, confessioni, prove e collegamenti diretti con le vittime, Pierre debba rimanere innocente. Naturalmente, non tutti concordano con questa posizione. E infatti, nel gennaio del 2005, 2 anni dopo, il Tribunale di Parigi ha condannato lo Stato a risarcire le famiglie delle vittime per le numerose irregolarità commesse durante l'indagine. In totale, 36 familiari delle vittime hanno ricevuto un risarcimento fino a 25.000 euro ciascuno. Nel corso del tempo, queste famiglie hanno continuato a far sentire la propria voce, convinte della colpevolezza del sospettato. Questo è quello che viene riportato su un sito per quanto riguarda i pareri delle famiglie, dopo questa presa di posizione da parte dello Stato, ovvero dopo il risarcimento. Questa decisione è la prima buona notizia da anni. Finalmente, la giustizia riconosce di aver fatto un pessimo lavoro. Le famiglie dei dispersi sono state riconosciute come vittime di un unico criminale. Nonostante più di 20 anni di indagini, i magistrati che hanno investigato sul caso non sono stati in grado di vedere il quadro generale, poiché hanno agito in modo disorganizzato e senza una chiara direzione investigativa. È particolarmente importante notare che, risarcendo tutte le vittime, il tribunale riconosce anche il danno subito dalle 5 famiglie, per le quali era stata archiviata una causa. Dopo più di 20 anni di procedimenti, le famiglie non si aspettavano molto dalla giustizia francese, ma la loro battaglia non è ancora finita. Sarebbe un peccato se questa condanna fosse motivata solo dal desiderio di seppellire definitivamente l'intera vicenda. Il ministro della giustizia dovrebbe finalmente prendere una posizione ufficiale e rispondere alle domande poste dopo il fallimento del processo. Perché c'è stato un così grande fallimento della giustizia a Mourmelon? È possibile che lo Stato, compresi la giustizia e l'esercito, con la loro lentezza, inerzia o irresponsabilità, abbiano contribuito alle sparizioni? Come evitare che ciò accada di nuovo in futuro se le regole e le procedure non cambiano? Non abbiamo ancora le risposte. La battaglia delle famiglie è appena iniziata. Nel febbraio 2011, il libro Gli scomparsi di Mourmelon, non tutto è stato detto, ha ridato speranza alle vittime. Il giornalista investigativo Eric Bellawell difende la tesi secondo cui Pierre è il principale colpevole e afferma anche che forse non ha agito da solo. Secondo il giornalista, la tragica fine di questo fascicolo sarebbe dovuta all'interferenza di molti ufficiali coinvolti in questo affare di Stato. Arriva persino a sostenere un coinvolgimento doloso dello Stato, a prescindere dalle indagini malfatte. Tuttavia, la riapertura del caso è possibile solo e soltanto se venissero portati nuovi elementi davanti ai giudici entro il 2013. Sembra che non ci sia stato alcun progresso in tal senso. Ed è proprio questo il vero dramma di questa storia, l'impotenza di non poter dire con assoluta certezza se Pierre fosse il colpevole o meno. Ci sono molti dettagli che lo collegano ai delitti, ma come abbiamo visto, con le prove, ci sono anche moltissimi dubbi su molte cose. Pierre è stato il principale sospettato della vicenda degli scomparsi di Mourmelon, e come vi ho già detto, non si è mai potuto dimostrare con certezza se fosse colpevole o innocente.
Ma nonostante tutto questo, analizzando le informazioni a disposizione, è possibile tentare di delineare un profilo psicologico dell'uomo. Pierre era un individuo complesso e disturbato. Era stato condannato per stupro, aggressione e sequestro di persona, il che suggerisce una personalità violenta e manipolatrice. Inoltre, durante le sue udienze, ha ammesso di aver preso autostoppisti e di aver avuto rapporti intimi con adescatrici, il che quindi potrebbe indicare una predisposizione alla devianza sessuale. Inoltre, il fatto che abbia tentato il suicidio durante i primi interrogatori e poco prima dell'apertura del processo a suo carico denota il suo stato mentale fragile e instabile. La sua morte, avvenuta poco prima del processo, è stata probabilmente il risultato di questa fragilità mentale, ma alcuni hanno anche ipotizzato che possa essere stata causata da un coinvolgimento in qualcosa più grande di lui. Inoltre, ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento in questi delitti, nonostante il fatto che vi fossero comunque alcuni elementi che lo collegavano alle vittime. E proprio questo atteggiamento di negazione potrebbe essere un sintomo di un disturbo della personalità, in particolare di un disturbo narcisistico, che spesso porta l'individuo a proteggere la propria immagine pubblica a scapito della verità. Inoltre, il fatto di essere un militare potrebbe aver avuto un ruolo importante in questa vicenda. Essere addestrati a uccidere e gestire situazioni estreme può avere un impatto sulla personalità dell'individuo e sul comportamento stesso, anche dopo il servizio militare. In sintesi, il profilo psicologico di Pierre Chanal sembra indicarlo come individuo violento, deviante sessualmente, con una personalità fragile e instabile, che potrebbe aver negato qualsiasi coinvolgimento nei delitti, ma che potrebbe esserne stato comunque coinvolto in questo o in qualcosa di più grande di lui. Tuttavia, nonostante tutti questi elementi, non sono in grado di affermare con certezza che questo profilo sia accurato o meno, anche perché a seguito del suo suicidio le autorità non sono state in grado di dimostrare in modo definitivo la sua colpevolezza o meno. E dunque, miei cari freaks, questa è la fine del caso degli scomparsi di Mourmelon. E così, miei cari freaks, dopo aver esplorato insieme questa intricata storia di omicidio e scomparsa, ci troviamo ancora senza una risposta definitiva alla domanda principale. Pierre è colpevole oppure innocente? Le prove non sono state sufficienti per condannarlo, ma la sua personalità, i suoi trascorsi e i suoi comportamenti fanno comunque sospettare molto di lui. Ma qual è la vostra opinione? Siete convinti della sua colpevolezza oppure pensate che sia stato ingiustamente accusato di questi crimini? Scrivetemi nei commenti le vostre opinioni e fatemi sapere che cosa ne pensate. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per raggiungere la nostra community di freaks e soprattutto per essere sempre al corrente delle nuove pubblicazioni. Vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine e noi ci vediamo alla prossima storia. Chiudete bene le porte e fate attenzione al vostro entourage. Tra di loro potrebbe in effetti nascondersi il vostro futuro assassino. Buona vita!